da un certo punto di vista potremmo dire che la realtà odierna ha addirittura superato Orwell, facendolo sembrare più realistico e sobrio rispetto al mondo in cui siamo, in cui effettivamente ci troviamo non soltanto al cospetto della neolingua, la neolingua dei mercati, che diffama in ambito economico come comunista, fascista o rosso-bruno chiunque non accetti il dogma del mercato deregolamentato, cosmopolitico e sans frontière, e che delegittima come omofobo nell'ambito dei costumi chi non introietti immediatamente i nuovi principi del genderismo post-familiare. Questi sono due dei cardini, non soltanto questi due, della neolingua dei mercati oggi imperante. La situazione orwelliana, in effetti, nel capolavoro di Orwell, il grande gesto rivoluzionario, il primo gesto rivoluzionario è quando scatta l'amore tra i due e scatta il bacio. No? Lì, dice Orwell, un intero sistema era messo in discussione. E infatti il Grande Fratello perseguita i due, certamente perché meditano come rovesciare l'ordine esistente, ma anche in ragione del fatto che tra loro è scattata una relazione che essa stessa già mette in discussione, fa scricchiolare la tenuta del regime, la tenuta del regime esistente. Le ultime parole del libro sono disincantate, di Orwell dico, sono molto disincantate. Alla fine anche lui amava il Grande Fratello, anche il rivoluzionario alla fine viene introiettato nei circuiti della mercificazione del regime, viene addomesticato, cioè appunto anestetizzato nelle sue velleità rivoluzionarie. Credo che quello sia il punto più tragico del libro di Orwell, questa assenza di prospettiva utopica. Ma al di là di questo, oggi la situazione è esattamente di tipo orwelliano, se ci pensate, è esattamente di tipo orwelliano. Si cerca in ogni modo di diffamare, ostracizzare, demonizzare l'istituto della famiglia. Pensate anche solo a eventi di postmodernizzazione delle coscienze come i gay pride. I gay pride non hanno assolutamente l'obiettivo di riconoscere i diritti di minoranze. L'obiettivo vero dei gay pride è quello di decostruire la famiglia nell'immaginario collettivo. L'obiettivo è quello. L'ideologia gender ha come obiettivo quello di destabilizzare l'immaginario dei popoli, precarizzandolo e rendendoli una moltitudine di solitudini egoistiche. Questo è l'obiettivo. L'ideologia gender è, potremmo dire, il panconsumismo tradotto nell'ambito dell'erotica, come panerotismo. L'ideologia gender dice, in estrema sintesi, negando sempre il proprio statuto ideologico e perciò stesso riconfermandosi in ideologia, se considerate bene che non vi è mai ideologia che dica di essere ideologia, no? Anche il capitalismo predicato da Marx diceva di essere un modo naturale di produzione. Quale ideologia? Un modo naturale di esistere e di produrre, tipico di ogni ideologia, il tentativo di rimuovere la propria traccia ideologica e di presentarsi naturale come l'aria che respiriamo. Ecco, l'ideologia gender ha come propria specificità il fatto che dice che la distinzione tra uomo e donna è puramente culturale, di più è frutto di una vicenda di sopraffazione eterosessuale sul modello omosessuale e insieme di sopraffazione dell'uomo sulla donna. Questi sono due cardini dell'ideologia gender. Noi non siamo per natura maschi o femmine, lo siamo per un processo storico e culturale, dice l'ideologia gender. Perché? Perché ovviamente vuole sopprimere quell'ultimo limite che è la natura, di modo che ci sia una sorta di atomo neutro, unisex, che a volontà di potenza illimitata può autoscolpirsi secondo il proprio desiderio di consumo. Il paradosso dell'ideologia gender, io nel libro la critico esattamente su questa base, il paradosso dell'ideologia gender è che rimuove la distinzione tra genere e sesso, risolvendo di fatto il sesso nel genere. Qual è la differenza? La differenza è che noi, secondo il sesso biologico, nasciamo uomini e donne, e questo nulla ha a che vedere con la cultura e con la società, essendo una determinazione cromosomica prenatale. Ecco. Secondo il genere potremmo dire il sesso come si determina nell'ambito della cultura e della storia. Ora, che vi siano state in passato delle forme illegittime di usurpazione, di sopraffazione legato a questo, è un dato evidente che bisogna correggere.
le società in cui le donne, in alcune ancora oggi, sono oggetto di discriminazione orribile sulla base del fatto che c'è questa differenza sessuale che viene poi nell'ambito del genere declinata come forma di usurpazione di un genere sull'altro, ovviamente. Ma dire che il genere risolva integralmente il sesso è un'assurdità se ci pensate. Vi faccio quest'unico esempio. È evidente che, ripeto, stante quello che dicevo, ci sono delle forme che possono essere corrette. Io nel libro dico che la differenza tra uomo e donna è come la differenza tra la mano destra e la mano sinistra. Possono esservi delle società in cui si dà più importanza alla mano destra e si tratta male la sinistra. Bisogna battersi perché ci sia pari dignità, ma per farlo non bisogna negare la differenza tra la mano destra e la mano sinistra. Bisognerà fare in modo che la mano sinistra abbia pari dignità rispetto alla mano destra, evidentemente. L'ideologia gender cosa dice invece? Dice che la differenza in quanto tale fra la mano destra e la mano sinistra a produrre l'ineguaglianza e lo sfruttamento, e quindi dice per porre rimedio bisogna cancellare la differenza tra mano destra e mano sinistra. Siamo atomi tutti uguali, senza differenze, che poi si determinano secondo il loro gusto. Ecco, c'è un paradosso in tutto questo. Perché? Perché è del tutto evidente che vi sono funzioni legate al genere, e quindi alla vicenda storica, culturale, che però affondano evidentemente le loro radici nel sesso. Esempio classico che io faccio nel libro, quando anche avvenga, come è avvenuto, ho citato il caso dei kibbutz in Israele, dove i bambini venivano cresciuti, allevati, senza la distinzione tra maschietti e femminucce, come se fossero neutri, quindi in teoria si sarebbero dovuti comportare in maniera uguale, dato che non vi era ancora la differenza tra le due cose, tra le due determinazioni. Invece era evidente che i maschietti cercavano un certo tipo di giochi e le femminucce un altro tipo. Quindi evidentemente c'era una ricaduta del sesso nell'ambito del genere. Ma pensate anche solo al caso più eclatante. È chiaro che il modo in cui la paternità storicamente cambia era diversa nel Medioevo rispetto a come viene concepita nel 600, supponiamo. Ma è altresì evidente che è una funzione che cambia storicamente ma che è connessa con il sesso. Una donna non può essere un padre, evidentemente, stante il fatto che la figura del padre cambia storicamente, e un uomo non può essere una madre, stante il fatto che la figura della madre pure cambia, il genere subisce delle variazioni, ma sempre in connessione con il sesso. Ecco, l'ideologia gender cancella la differenza fra genere e sesso e lascia solo il genere, per cui c'è solo la determinazione storica e culturale, con, ripeto, il paradosso del tutto evidente per cui ciascuno sceglie come consumatore cosa vuole essere, si scinde ogni legame con la comunità di appartenenza e con l'ovvia conseguenza che l'intera civiltà occidentale viene svilita dai soloni del genderismo a una sorta di storia delle oppressioni e delle vessazioni che il modello eterosessuale fa su quello omosessuale, che insieme l'uomo fa alla donna. Come se appunto la storia della famiglia fosse sempre solo storia di prevaricazione dell'uomo sulla donna, rimuovendo del tutto, che ne so, le grandi raffigurazioni rinascimentali della famiglia, le grandi produzioni artistiche che l'Occidente ha sviluppato mettendo a tema la famiglia. Ecco, questo è un punto a mio giudizio fondamentale su cui bisogna ragionare, oltre al fatto che, magari poi ne parliamo dopo, che questo apre, dà la stura a un altro tema fondamentale che è la svirilizzazione dell'uomo contemporaneo, reo di essere uomo e quindi portatore di quella storia di vessazione sulla donna e quindi colpevole intrinsecamente. Ma questo è un altro discorso, magari lo affrontiamo dopo. L'altro tema che